Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati nella Vedova Nera Challenge. Come potete vedere, siamo esattamente dove avevamo lasciato, per paura appunto che Jacques passasse a miglior vita. Perché come appunto abbiamo visto nel video precedente, qui sbrilluccica e quando sbrilluccica significa che sta per morire il sim. Lei purtroppo deve aspettare altre 12 ore per appunto partorire e quindi non lo so sinceramente se è una cosa positiva o meno. Vieni a fare zapping anche tu. Allora, la bambina, adesso vediamo di farle il bagno. Assolutamente. Aspettiamo che mangia. Facciamo un bel bagnetto alla bambina. Ok. Vieni qui fai un bagno a Margot. Forza. Benissimo, io comunque non ho trovato da nessuna parte, ho cercato il fatto appunto se vale che un sim muoia di vecchiaia. Ovviamente se muore prima della nascita del bambino non vale proprio per niente. Perché giustamente le regole dicono che praticamente il marito debba morire dopo appunto che lei ha partorito. Però il problema è che non so se lei partorisce e poi lui muore di vecchiaia. Io questo non lo so se valga oppure no. Quindi non lo so. Adesso io la manderei ancora a dormire perché qui veramente non. Forse è il letto che non fa salire abbastanza velocemente il sonno, non lo so. Vieni a prendere gli avanzi, per favore. E anzi, fammi controllare quello che c'è in frigo perché ora 5 tramezzini che adesso diventeranno 4 e 2 colazioni. Ok, io direi che poi, una volta che hai finito qui, mi prepari anche qualcosa per la colazione. Vediamo. Ma potresti fare un bel formaggio grigliato, dai. Benissimo. Io ho il terrore che mi muoia. 9 ore. Ce la faremo mai? Non lo so, ho paura veramente. Allora, tu devi andare anche al bagno a fare la pipì, quindi vieni e poi torna qui a fare zapping, perché tanto stai messo bene. Cioè, questo è tutto il giorno che guarda la televisione e non ha bisogno di niente, a parte appunto andare un attimo al bagno. Io ho anche paura a mandarlo a lavorare. Metti che mi muoia al lavoro. Vabbè, dai, proviamo a farlo andare al lavoro, speriamo bene. Crociamo le dita. Ok. Ah, tu sei stanchina, quindi non lo so, ti manderei un attimino a riposare. Così non. Anche se non è proprio ora di queste cose. Quindi vabbè, lo lascio tranquillo lì. Poi vabbè, faremo con te. Prendo e riponi il bucato. No, perché. Vabbè, senti, scusami, ma. Vieni qui a riparare, non c'ho voglia di sostituire. Assolutamente no. Vabbè, le tasche. Aggiungo la lavatrice, però c'è poca roba, quindi boh, adesso vediamo se lavare il bucato oppure no. Noi aspettiamo. Ok, lui si trova al lavoro. Bravissima. Sette l'angoscia. Ho veramente l'angoscia. Ma io ti avevo chiesto di asciugare però, eh.
Signorina, la bimba sta abbastanza bene, ha bisogno solo di andare al bagno, quindi prego, si accomodi, signorina. Come metti giù? Vabbè. Non scappare dai tuoi lavori, cara. Ah, sì, dai. Ok. E poi te ne vai a dormire. Sono 8 di sera, vabbè. Non è proprio il massimo andare a letto alle 8, però. Ok, la bambina ha avuto un brutto incubo? No. Assolutamente no. Ovviamente non penso che riusciremo a farle sviluppare le abilità, però aspetta, aspetta, aspetta. No, lascia stare. Fai sviluppa quello. Ecco, questo, che sarebbe ottimo. Intanto io faccio scorrere il tempo. Non è possibile, è tornato a casa e sta morendo. Oddio, non vale più. Bene. E niente, no, non vale perché non è morto prima della gravidanza. Mancava veramente poco. Ah no, beh, terzo trimestre, quindi vuol dire che doveva fare il terzo trimestre poi. Vabbè, e niente. Come non detto, non aveva neanche abbastanza punti. Vabbè, noi lasciamo che dorma tranquilla. Io le prendo un attimino le solite pozioncine qui. Ah, ok, non posso prenderne un'altra, va bene. E niente, quindi Jacques Villarreal non conta. Io non lo metto in conto perché. Però con questo problema purtroppo non so se riusciremo a farcela. Vabbè, comunque a noi non ci interessa, che tanto comunque, ecco, è molto triste. Dove sono tutti quanti? Sì, vabbè. Allora, c'è solo questo problema. Noi adesso siamo incinta di appunto Jacques, che è morto. Il problema è che cioè non è cioè il figlio non rientra nella challenge, però vabbè, dobbiamo occuparcene per forza perché non è che posso farlo portare via dai servizi sociali. Quindi, vabbè, avremo 11 figli al posto di 10. Sono cose che capitano. Allora, lei ha fame, quindi io direi che ti mangi il tramezzino. Ok. Forza. Dai. Vai, su. Benissimo, brava. Poi sì, te ne vai a dormire perché giustamente. Allora, mia cara. Ecco, sei vedova. Vabbè. Libera lo spirito dal di là. Forza.
Certo. Questo lo giro. Ok. Devi tenere uno di questi e via. E passiamo al prossimo. Benissimo. Ah, ma proprio. Ok. Benissimo. Fantastico. Allora, adesso dovremo decidere chi tra questi sarà il prossimo fortunato. Io direi che andiamo su o Jeffrey o Maurizio. Comunque lui è single, quindi cioè non è che insomma non ci interessa più di tanto. Adesso lei ovviamente è completamente carica qui. Vabbè, sistemiamo un pochino la casa. No, ho sbagliato io, sì, scusa. No, volevo che pulissi. Ma c'è il bidone dei rifiuti lì, scusami, qual è il problema? Ok. Forse l'avevamo appena usato, non mi ricordo. Vabbè. Comunque. Benissimo, lei qui non c'è nessun piatto sporco, eh? Boh, vabbè. Niente, io direi che faccio andare avanti il tempo, anche perché lei è inutile che la faccio dormire perché non è stanca. Appena si fa mattina vedo di chiamare uno dei due e deciderò quale dei due appunto abbindolare. Allora, come potete vedere, ho inventato Jeffrey, quindi niente, io direi che abbiamo capito chi sarà il nostro pollo. Ho Amuko. cambiato questo qui perché veramente mi ha stufato. Ho fatto il bagnetto alla bambina e praticamente. Ma in verità sinceramente ti farei andare avanti con questo. Ha fatto ovviamente i bisognini. Allora. Moogs, huh? Oh, Arinu. Dunque. Vediamo un po'. Montepacciolo, cosa sexy. Una rosa. Dobbiamo ovviamente convincerlo a lasciare la moglie. Sì, per questo pancione. Comunque, ho pensato di praticamente far trasferire il bambino Oh, con il Zarkini. fratello, ovvero con la famiglia, appunto, di tutti quanti i figli di Jacques. Perché giustamente, non essendo nella sfida, cioè visto che è morto prima, cioè è inutile che tengo bambini in più che mi dà altre preoccupazioni a stargli dietro e quant'altro. Quindi, ecco. Stringi. Dobbiamo, appunto, assolutamente. Che diventare il fidanzato, sì. Che bello. Benissimo. Bacialo. E dobbiamo assolutamente convincerlo a lasciare la moglie. Vediamo. Vedete, infatti qua ci dice già sposato. Quindi dobbiamo assolutamente fargli lasciare la moglie. Ma magari andiamo a sederci qui? Anzi no, venite qui scusami. Che c'era qui? Dai, almeno non stiamo fuori. Sì, allettante. Quanto controlliamo anche la bambina? Sì, dai, sta abbastanza bene. Ours is. What dis a bomba do? Ah, Abadola. Barbahe Grenache. Oh, Non so, dovrebbe venire fuori Ascombrunabo. però, perché sembra che appunto lui è già Smack! sposato. Siamo adesso comunque fidanzati. Dovrebbe esserci. Professore eterno. Dizzy Utuni. Guarda che No, potremmo Shia. anche comunque Do. fare fichi fichi. Cos'è? What's that? Ah, ok.
Va bene, oh, tu intanto stai giocando, che brava. Brava, brava. Ok. No, Sveglialo. Ah, sì, scusami, vai al bagno. Tranquilla. Allora. Comincio a lasciare il coniuge. Eccolo qui. Eh sì. Assolutamente sì. Quello che è giusto è giusto. Ecco, lui si è convinto Jeffrey a lasciare il coniuge, quindi adesso in teoria qui dovrebbe dire, ecco, esatto, non sta più con lei, quindi adesso possiamo tranquillamente chiedere di vivere insieme, quindi romantico, no, scusa, non è romantico, chiedo scusa. Chiedere di essere solo amici direi proprio di no. Che vi mette l'unità familiare. Fellabalom. Miru. Harpin. Neeb Alduk. Come no? Ma certo che ti unisci a noi. Benissimo, come potete vedere qui, ovviamente c'è la moglie, ma adesso si sono separati, e c'è il figlio. Quindi adesso, ovviamente, dobbiamo spostarci tutti i suoi averi. Quindi, a tra poco. Benissimo. Allora, come potete vedere, i soldi sono saliti. Non ho tenuto il figlio di Jeffrey per un semplice fatto, che è un giovane adulto. Se fosse stato un adolescente avrei anche capito, avrei detto vabbè, intanto per il momento lo trasferisco, anche perché comunque c'è la madre, quindi comunque potrà andare a vivere con la madre lo stesso, quindi quello non è un problema. Allora, ha bisogno di attenzioni la bambina, quindi lui è triste, vabbè. Allora, proponiamo subito le nozze. E io direi di sposarci praticamente subito. Fiorin? Certo. Sì. Allora, la bambina ha bisogno di attenzioni, quindi io direi che... Non so, ci stai dietro tu? Dai. Direi c'ha un attimo fame, quindi... Prendi gli avanzi. Benissimo. Oh, Pulma. Elfris Gabara. Bene, qui riusciamo a prenderne un paio. Vediamo. Perché no? Ah no, 300. Ops. Ashwin Bikoya. Yabasa. Vai a mangiare. Barisha. Lei partorisce, quindi. Gorbalim. Yabana Bujing. No, leggere per far addormentare. Sì, ne sono essenziali, dai. Ok, questo non è avere... No, allora. Chobaba. Gioca. Ma potresti anche leggerle un libro, dai, intanto. Ok, io mi auguro che partorisca presto, perché comunque sinceramente vorrei appunto farli sposare, perché stavo già perso veramente un sacco di tempo. Philibok? Ah, kangaroo! Scusami, ti sto dando attenzioni? Vediamo. Monskop, Ribbixpo, Mishiova, Blorit Im Polony, Wyamuk, Aluyido. Benissimo. Uh-huh.
non riesco a capire perché è così, cioè, vabbè. Comunque, hai anche fame? Vediamo, è sera. Vabbè, mangiati questo. Prendi una bella porzione, lascia stare un attimo. Lei deve andare anche al bagno, quindi forza. Non sta bene, quindi io direi che potresti venire qui a ritirare un bucato e mettere via questo dopo. Benissimo, forza. Ok. La bambina è presa veramente male. Ma veramente, veramente tanto male. Quindi siediti qui, chiediamo un po' con lei. Forse ha bisogno proprio di te. Cioè della madre, insomma. Oh, Maya Poob. Niva Corral is in again. Allora le vediamo un po'. Fa delle facce buffe. Racconta una storia buffa. Racconta una storia. What's that? Loda. Infatti potete vedere. Ok, lui deve andare al bagno, quindi forza. Benissimo. Adesso non so, se riuscissimo a far salire questo sarebbe perfetto, così magari prendiamo uno stato morale. Forza. Che quasi. È quasi al massimo. Narfa, yesu. Wa tisor. In a leave. Sba. Narfa. Ok, quando avete finito, poi tu vai anche al bagno. Allora. Che ti vai in bagno, però? Direi che potresti anche cambiarti d'abito. No. Ok. Io direi che possiamo tranquillamente sposarci, così. Ma non so nemmeno io sinceramente se invitare questa, anche perché continuano a dire Madonna questa quante volte si sposa. E vabbè, invitiamo anche i figli. Ma lei non ha parlato con la bella. Ok. Non facciamo assolutamente nulla. L'ora facciamo adesso, perché ci sposiamo adesso. Non possiamo continuare così. Quindi forza e coraggio. Gli abiti, cambia abito, ti metti questi, grazie. Benissimo, tu fai la torta. Quindi cucina la torta bianca. Tu invece, se sei molto triste, vieni qui, servi tutto e vieni la fontana di cioccolato. Benissimo, forza e coraggio. Un bellissimo giorno per sposarci. Oh, inutile che la metti qui, tanto adesso dobbiamo tirarla fuori, quindi. Forza, aggiungi le decorazioni nuziali. Benissimo. Bene. Siamo qui. Ok. Adesso vediamo. Proviamo subito un gruppo. Vabbè, ho sbagliato a fare. Allora, ovviamente no, la bambina no, perché è troppo piccola, quindi ok, fantastico. Quindi andiamo tutti qui, forza. Forza. Forza, dobbiamo assolutamente sposarci.
paralisi qui, così credo per la scena, sì. Siamo riparati qua, non rompere. Fatta. Ringlar Yi Tabak. Lei si sposa incinta. Ah, you're benissimo. Che tempo da lupi. Benissimo. Come loro prima baciano? Non saranno mai baciati? Oh, benissimo. Allora, come al solito assumiamo un mixologo e assumiamo un DJ di grido. Bene, poi vieni qui, taglia la torta. Ma io te voglio di mangiare piccola, però vabbè, ti mangi questo, va bene, te lo metto qui, prenditi una bella porzioncina e poi te ne vai a dormire, ok? Benissimo. Ah, lei deve andare anche al bagno. No, non mangia la torta, ferma. Eh sì, è una cosa un po' molto veloce, veloce. Sì, sarà un matrimonio un po' brutto questo. Cioè, perché non... purtroppo dobbiamo fare le cose molto sbrigative, anche perché lei è anche incinta così. Eppure è anche stanca. Perché non vanno a prendersi... Allora, te lo metto qui, riesci a prenderlo qui? Forza. Benissimo, e poi vai a dormire. Anche lei sinceramente è molto stanca, quindi vieni qui. Prendi una bella porzione lì. Mi dicevo, anche tu stai mangiando, benissimo. E sto chiacchierando. Evviva! Lei è stanca, però vabbè, magari adesso vediamo se la mando. Oppure no, a ballare. È triste per il brutto tempo. Adesso ti mando a dormire, tranquilla, piccola. In verità è stanca pure lei, quindi boh, io sinceramente... Tanto sposati siamo sposati, quindi vorrei a dormire. Io sta bene, vita. Perché giustamente non è finito tutto quanto, quindi aspetto con il gruppo. Scusa, io ti avrei detto anche di andare a dormire, però dai. Poi quello che sta meglio, quindi ripulisci, ripulisci, svuota. Vabbè, però dai, su. Vabbè, ascolta, aspetta. Oh mio Dio, fantastico. Allora, fa una cosa, svuota solo questa, per il resto. Ok. Alzati, andiamo subito a portare in ospedale.
Ovviamente vi salto tutto questo pezzo perché tanto non ci interessa. Allora, come potete vedere, ho già spostato la bambina. Era una bambina. Ho messo il nome Sara, ma proprio a caso. Le ho già fatto fare tutto, quindi lei è incinta di nuovo. E niente, io direi che possiamo concludere questo episodio così. Con lei appunto che è incinta, come se non fosse successo niente. Benissimo. E niente, appunto possiamo concludere qui l'episodio. Grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete commentate, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!